Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nair Club, io sono Gela, veramente tantissimi auguri di buone feste. Lo so, lo devo fare, ma prima di iniziare mi raccomando cliccate sulla campanella che trovate sotto questo video, in questo modo riceverete tutte le notifiche da parte di Nair Club e non perderete quindi nemmeno un video che andremo a caricare. Sono cose che devo dire perché purtroppo YouTube è cambiato, non è che non funziona, è semplicemente cambiato e bisogna adeguarsi un po' ai nuovi meccanismi. Tutto qui. Non so da quanti mesi vi sto promettendo di fare un Q&A, quindi diciamo il classico botta e risposta. Ho raccolto tutte le domande che mi avete posto più spesso e ora quindi direi che è il momento di rispondere ad ognuna di esse, subito dopo la sigla. Come mai vivi all'estero e perché? Sono tantissimi motivi per i quali io sono all'estero. Il primo è sicuramente lavorativo, ci sono un po' più di opportunità, sebbene anche in questo periodo la crisi si faccia sentire comunque a livello europeo, direi che la situazione è leggermente migliore rispetto a quella italiana. Ho girato per diversi paesi in Europa fino ad arrivare in Belgio, dove ormai sono qui da circa 2 anni e per ora almeno mi trovo abbastanza bene, quindi non dovrei cambiare però, mai dire mai. Avete mai pensato di chiudere il canale? E se sì, perché? No, in realtà di chiudere il canale assolutamente no, è stata una sfida lanciata fin dall'inizio tra me e Bex e poi dopo comunque anche con me stesso di poter portare avanti un progetto così difficile forse da un certo punto di vista. Ed essendo io uno molto testardo non ammetterei mai una sconfitta da questo punto di vista, quindi dovrebbe essere il pubblico a dirmi no, non ti vogliamo più vedere assolutamente. Non sarò io mai a decidere di chiudere il canale così da un momento all'altro. Forse all'inizio è stato un po' frustrante perché gli iscritti arrivavano molto molto lentamente, le view anche, ci abbiamo messo circa 9 mesi per arrivare ai primi 1000 iscritti. Insomma, è stato abbastanza difficile a livello più che altro psicologico. Che lavoro fai al di fuori di YouTube? Io sono un freelance e mi occupo nello specifico di UX design. Lo so, è abbastanza difficile da capire ed è uno di quei termini che ultimamente viene utilizzato tantissimo. UX sta per user experience, ovvero l'esperienza utente nell'utilizzare un'applicazione o un sito internet. Quello che faccio è sostanzialmente strutturare o ideare una struttura per un'applicazione o un sito internet in modo tale che siano il più intuitivi possibile. E quindi mi trovo spesso e volentieri anche a analizzare dati, informazioni e capire dove la gente va effettivamente ad utilizzare alcune funzioni, dove no, e se non dovesse utilizzarle, per quale motivo. Ho visto che collabori spessissimo con Otto Kliman, Snuggle e Manuel Agostini. Come mai hai scelto proprio loro? È stato forse un po' per caso, io seguivo tra tutti e tre soltanto Snuggle e un giorno aveva fatto proprio una collaborazione con Manuel Agostini. Beh, a quel punto ho detto, ma questi due youtuber però fanno più o meno le cose che faccio io. Le fanno puntando a una qualità veramente molto alta. Mi piacerebbe tantissimo poter condividere con loro la mia passione. Ho contattato Snuggle e poi Manuel che mi hanno anche consigliato di guardare il canale di Otto. E ci è voluto poco per capire che anche Otto avesse il nostro stesso stile o comunque la stessa volontà di portare contenuti qualitativamente migliori rispetto a quelli presenti attualmente su questa piattaforma. È stato poi anche tanto divertente conoscere di persona sia Manuel che Otto, purtroppo Snuggle non ancora ma prima o poi sicuramente succederà, perché ho conosciuto anche il loro lato umano e non soltanto virtuale ed è stata sicuramente una gran bella scoperta. Avete in mente di creare una crew? Ma a parte che il termine crew è sicuramente dedicato più al mondo dei videogiochi, forse. Se vogliamo parlare di un team, beh, questa è la nostra volontà, se non si fosse ancora capito, visto che stiamo collaborando praticamente su tantissime cose. Molte non le avete ancora viste, molte sono un po' dietro le quinte, però ne arriveranno tante altre e, beh, chi lo sa, magari prima o poi ci sarà anche qualcosa di più ufficiale. Qual è stato il tuo primo gioco in assoluto e che ti ha portato a conoscere il mondo della tecnologia? Beh, chi mi ha passato un po' la passione per la tecnologia è molto facile da dire, è stato mio padre. Infatti lui ha sempre avuto questo aspetto un po' nerd, anche se non lo vuole ammettere, e ha sempre portato a casa diversi computer. E il primo in assoluto, almeno quello dove io ricordo di aver giocato al mio primissimo gioco, è stato un Mac Classic della seconda edizione. Era un gioco di moto, la grafica, beh, se possiamo parlare di grafica, era veramente spartana. Niente di tutto quello che voi possiate anche soltanto immaginare. Infatti era sfondo nero e scritte e disegni tutti verdi, perché questo è quello che il Mac Classic dava a disposizione. Comunque avrò avuto se no 4-5 anni ed è stato veramente il mio primo approccio al mondo dell'informatica e me ne sono innamorato da lì in poi. Hai altre passioni oltre alla tecnologia? Sì, a dire il vero ne ho due in particolare. La prima è la musica. Non posso veramente vivere senza musica. L'ascolto quotidianamente, non dico 24 ore su 24, ma poco ci manca. Spazio veramente tra tantissimi generi, però quello che amo più in assoluto, o quelli che amo più in assoluto, sono l'hard rock e il metal.
tendente magari qualche volta anche un po' al prog. Insomma, sono un pochino dai gusti difficili su certe cose. La seconda passione invece è la cucina. E veramente io adoro, anzi amo cucinare. È una delle cose che mi rilassa di più in assoluto. Mi piace la cucina italiana, ma in realtà amo qualsiasi cucina da qualsiasi parte del mondo. E ogni tanto tento un po' di fonderle insieme. Possiamo chiamarla fusion, a volte diciamo che è un tentativo di fare qualcosa di diverso. Pensi che tornerai un giorno in Italia? Non lo escludo assolutamente, non sono una persona che si affeziona troppo alle cose e di conseguenza neanche ai luoghi dove vado a vivere, se non per quanto riguarda Torino, che mi rimane veramente nel cuore, anche perché credo che sia una delle città più belle dove abbia mai vissuto. Però di questi tempi bisogna dirlo, si va dove c'è il lavoro, dove ci sono le opportunità. Quindi se domani le opportunità dovessero essere in Italia, beh, mi ritroverete lì, da qualche parte, probabilmente al nord. È difficile mantenere un canale di tecnologia in Italia? È difficile tanto quanto mantenere qualsiasi canale YouTube, in realtà, non è che cambia tantissimo. Si dà colpa sempre a YouTube, al loro algoritmo, ai feed e quant'altro, ma non è proprio così. YouTube ha modificato tante funzioni, per il semplice fatto che stanno aumentando troppo i canali, sono veramente cresciuti a dismisura e Google stessa non riesce a star tanto dietro a questo fattore e quindi deve trovare delle soluzioni. È per questo motivo che ogni volta vi annoio all'inizio dei video dicendovi di cliccare sulla campanella, perché è l'unico modo realmente per voi di ricevere le notifiche. Una volta venivano mandate tutte in automatico, adesso non è più così. E capisco, perché YouTube diventa veramente una macchina immensa, costosissima anche per Google, e quindi devono un po' economizzare. L'unica cosa che posso dirvi per quanto riguarda il mondo della tecnologia è che è difficile perché dovete avere i prodotti per fare le recensioni, non potete soltanto fare opinioni, poi per carità ognuno sceglie quello che vuole, però avere i prodotti è molto complicato, all'inizio bisogna un po' usare quello che si ha in casa e poi piano piano crescendo approcciarsi alle varie aziende. Per fortuna ci sono aziende cinesi che vi considereranno intorno ai 1000 iscritti, ma ovviamente quelle più grandi prima dei 10.000, 15.000 sarà quasi impossibile. Per il resto, per farsi notare bisogna puntare più alla qualità, in questo caso in questo mondo, rispetto magari ad altre tipologie di video. Cosa pensi riguardando il tuo primissimo video qui sul canale? Se andate indietro a vedere i primi video presenti su questo canale, beh, ci sono due dedicati a GTA e sono stati un po' un test che avevamo fatto proprio agli albori. Il primissimo video invece tratta del cloud gaming ed ero già qui a Bruxelles e avevo semplicemente una webcam, la Logitech C920 e nient'altro. Era veramente un video tristissimo. Riguardando l'ora mi rendo conto quanto fossi impacciato nel stare davanti alla telecamera, ma credetemi, non è una cosa facile. All'inizio si ha una certa difficoltà, però è sempre divertente guardare i video passati, anche per rendersi conto un po' di dove si è arrivati. Che consiglio daresti a un ragazzo che vuole intraprendere la carriera da YouTuber? Innanzitutto di non usare la parola carriera. YouTube non può partire come carriera, lo può diventare. Assolutamente, non nego questo. Non è una questione etica o da moralista, ma credo sinceramente che il primo canale YouTube vada aperto per passione. E va benissimo anche avere fin da subito l'idea di farlo diventare un giorno un lavoro. Questo va benissimo perché darsi un obiettivo è sempre una cosa eccezionale. Però se si parte solo con l'idea di diventar famosi, di far carriera, credetemi, dopo 5-6 video vi passerà la voglia e il canale rimarrà lì, senza nessuna visualizzazione, pochissimi iscritti e molto probabilmente dopo qualche giorno o mese lo cancellerete. Questo perché, come vi ho detto prima, è estremamente frustrante il primo periodo. View non ne arrivano, iscritti non ne arrivano, insomma diventa sempre più difficile portare avanti qualcosa se non si ha la passione per farlo. Pensi che un giorno Nerdclub possa diventare un lavoro? Sono fermamente convinto che sia possibile, anche perché vedo come sta crescendo il canale, le opportunità che stanno arrivando e anche le collaborazioni con le varie aziende. Quindi credo che si possa fare. Attualmente no, assolutamente no, Nerdclub non garantisce un'entrata per poter campare. Questo no. Però perché porsi dei limiti? È divertentissimo avere un canale di tecnologia come questo, veramente io mi sto divertendo come un bambino. Sia a registrare i video, provare i prodotti, insomma qualsiasi cosa che ne viene. Anche poi dopo l'interazione con voi, sia qui su YouTube che sui vari social. Quindi assolutamente sì, credo e spero possa diventare un lavoro. Credi che l'università sia importante e l'esperienza all'estero? Assolutamente sì, l'università è una cosa fondamentale. Non state lì ad ascoltare tutti quelli che dicono che è solo un pezzo di carta avere la laurea, perché comunque l'università è un'esperienza che non è lì soltanto per ottenere quel famoso pezzo di carta che abbiamo detto un attimo fa, ma è la prima volta che sarete veramente da soli, la prima volta che gestirete in autonomia il vostro studio e i vostri esami. Insomma, è un bel banco di prova per il futuro. Oltre al fatto che, parlando proprio di esperienza all'estero, grazie all'università potreste poi appoggiarvi a progetti come l'Erasmus, che comunque voi lo facciate, più o meno seriamente, è comunque una cosa divertentissima e formativa. Cosa aspetti di più dal 2017 in ambito tecnologico?
A livello di prodotti uno solo per ora, ovvero il Nintendo Switch. Non vedo veramente l'ora di poterlo provare, sono curiosissimo e tenterò di portarlo sul canale il prima possibile, perché lo devo avere. Per quanto riguarda invece l'innovazione in generale, vorrei vedere più realtà virtuale, ma non per il mondo dei videogiochi, per il mondo, diciamo, di utilità, chiamiamolo così, che può essere anche nella medicina, nella ricerca. Voglio veramente vedere la realtà virtuale come si deve e sono convinto che possa essere il futuro. Ma probabilmente già lo è e noi semplicemente non sappiamo l'evoluzione. Beh ragazzi, queste erano tutte le risposte alle domande che mi avete fatto più frequentemente. Anzi, colgo l'occasione, proprio qualora voleste farmene altre, di lasciarmi un commento qui sotto, preceduto magari dall'hashtag AskNerds. In questo modo sarà anche più facile per me ricercare tutte le domande. Visto che mancano pochissimi giorni, non mi resta veramente che augurarvi un buonissimo inizio 2017, sperando che vi porti tanta fortuna e che vi porti ovviamente tantissima nuova tecnologia. Noi ci vediamo col nuovo anno con un prossimo video. A presto!